奇跡の炎よ燃え上がれよ君の心に未来のため目の前には闇が迫る Go back昨日の言う暇はもうないのさ ボルテージは焼き付いた Baby 正面から行けば No, やばいし 撃たれて立ち上がり 君を強く生まれ変われやめそうやったな奇跡の炎よ燃え上がれよ君の魂に試練さえ力にして栄光の光燃え盛れよ過去の悲しみ今の理想へバンバン You are time Ok guys, eccoci ritornati in un nuovo video. Questa volta inizieremo finalmente, ritorneremo più che altro con i Dragon Ball e riprenderemo alla grande con Dragon Ball Z Burst Limit. La prima cosa da fare è cambiare il doppiaggio, dato che la maggioranza ha optato per il doppiaggio in giapponese. Quindi, per accontentarvi signori, faremo un bel doppiaggio giapponese, quindi versione originale. Iniziamo subito le cronache Z, nuovo, via. Quindi ovviamente dovremo fare tutto da capo, faremo a difficoltà normale. Il primo livello faremo l'arrivo del Saiyan. Difficoltà normale, via, Goku vs Radish. Ok, iniziamo subito signori, la guida sarà completa di, tutto, di tutte le saghe anche quelle segrete. Tutto in giapponese signori. 全宇宙一の強戦士、サイヤ人の誇りを見失ったのか？カカロットよ。ほら、ここで育った孫悟空だ。あったと蹴れ！バカなやつめ！Allora, già Radish sembra iniziare proprio... Ecco, già primo attacco me l'ha fatto schifo. Ah no, Radish, adesso non mi ricordo neanche i tasti. Questo me lo ricordo però. Ah, guardate. Nando? Ah, pensavo dicesse Nando. Sì. Vabbè. Via, Delta Sparti. Poi signori, dopo la guida farò anche i tutorial. So che è un controsenso, però signori, me l'avete chiesto in molti, intanto adesso mi sembra il caso di farli. Quindi lo faremo più in avanti, più in là. Via. Ma com'era? Ah, infatti. Mi ricordavo questo. Adesso non so se avete sentito. Ah, oh, sbagliato. Oh, shit. Ah, non lo volevo finire in quella maniera. Vabbè, dai. Onore. Nani? Chisama. Mada sonna chikara ga. Piccolo. Yame. Makanko sappo. Sicuramente Z non l'avrò preso perché ho fatto cagare. Infatti ho preso A.
La carta vincente di Piccolo era disponibile. Cyberman, nemici dal terreno. Sommario della saga 6 anni è disponibile. Panoramica delle scene animate. Beh. Radice è ora disponibile. Perfetto. Scusate, dovrò riprenderci la mano. Prometto di fare Z. No, prima viene la carta vincente di Piccolo, sempre a difficoltà normale, che è la difficoltà massima al momento, dato che abbiamo riiniziato il gioco. Quindi poi sbloccheremo le difficoltà esperte. Masako! えらく威勢がいいな。なんだこいつのパワーは。Allora, proviamo adesso. C'è il... Oh, Radis ce la mette tutta. Bella, questa... beh, queste qui adesso sì. Ve le ricorderete, signori. Cioè l'analogico qui è un pochino difettoso, infatti mi va a scatti anche quando accelero. Ma smetti di girare come un kun. Ma un radish. Oh, allora un'altra attivata. Perfetto. Quando non mi sembra necessario dover mettere il muto, signori, per farvi sentire il dialogo, quindi. Se non sbaglio c'è la... ecco, cambio del livello di difficoltà, mi ricordavo. Allora, dici proprio sei diventato strong. Oh. No, Via, trasformiamo. Qua, vedete, in questa modalità possiamo fare il super com. Via. E dai, Radish, fammi... Adesso lo picchio, Radish, signori. Allora, adesso sì. Mamma mia, signori, questo è fighissimo. E perde, ovviamente. Se non sbaglio sono arrivato massimo ai 100 colpi, se non sbaglio, non mi ricordo. Non vorrei sbagliarmi. 110, boh, non mi ricordo adesso, Comunque. E anche in è anche all'affaticamento al massimo, signori. Quindi... proviamo a finirlo col cannone speciale, signori, va? Finiamolo con stile. Finiamo... No, no. Eccolo. Sì? Oh, vai, grande. Ho sbagliato tasto. Invece di premere A per la difesa, ho premuto quello. Vai. Prendi questo. Io non riesco a colpirlo. No. C'è come un deficiente. No, ci devo riprovare. Ci devo riuscire, signori, oh. Perché premo RT per la difesa? Ho detto, cavolo. Sembrava di sbagliare. Vai, adesso. Non lo mancare, Junior, per favore. Ovviamente, basta, mi sono scocciato. Basta, sì. Io ci ho provato. È fallito, miseramente. Cioè, qua neanche Z prendo, sicuro. Sicuramente non prenderò neanche Z. Massimo A o S proprio. Onore. Nani? Chisama. Mada sonna chikara ga. Piccolo. Yame. Vediamo. Oh, mi sa che ho preso Z, perché mi ha dato... vai Z, grande. L'attacco supremo schianto del sabato era disponibile. Oh, sblocco supremo, un altro obiettivo. Radish era disponibile come alleato. Duello con Radish, la scena animata, bello. Vedete, le scene animate sono i cosiddetti drama pieces. Sono scene che potremo utilizzare nei combattimenti per potenziare la nostra abilità. O anche magari affaticare gli avversari, ridurre la potenza di attacco e difesa. Vabbè, è stata introdotta una bella cosa qui. Idaro. Kono ore kara yatte yaru. さあ
かかってきな。Perfetta. Do un panno niente. Ma perché cioè mi viene istintivo, signore, premere RT per fare la o R2 per fare la difesa, non so perché. Oppure mo adesso non lo so. Ehi. Ah, il Cyberman è finito. Sì, perché hanno una barra di vita e poi muoiono. E poi appare l'altro. Ecco perché sbaglia. Taioken! Oh, l'attacco di copertura. Vai col Dodonpa. Super potenziato, via. Battuto, yeah. Beh, io direi di tenere l'attacco supremo per la fine, in modo da poter fare, avete capito? Per finirlo proprio con elegance. Potrei almeno ricaricarmi. Cioè, non neanche si muove più. Vabbè, dai. Come on, Tien. Via. Aio. Vabbè, mi sa che facendo. Bastardo. Ah, attivato, vai, grande. Grande, Tien. Ma adesso ti faccio male. Secondo me non lo batte però ancora con l'attacco supremo. Quindi conviene fare un po' di qua. Adesso, via. Battilo. Giusto per andare sul sicuro, signori. Così almeno la Z qui dovrebbe essere assicurata almeno, battendolo con l'attacco supremo. はずだ。思い切りやれとな。なんてやつだ。E qui Vegeta fa vedere tutta la sua crudeltà, signori, uccidendo quel povero Cyberman. L'attacco di Cyberman è disponibile. Tenshinhan è ora disponibile. Cyberman è ora disponibile. L'attacco supremo, il triplo acido, è ora disponibile. Vegeta è ora disponibile come alleato. Cyberman è ora disponibile come alleato. La scena animata decisione di Tenshinhan è ora disponibile. La scena animata esplodi è ora disponibile. Beh, cioè in un capitolo 3 milioni di cose abbiamo ottenuto. Adesso questo dovrebbe essere il capitolo in cui Yamcha muore. Eccolo qui, infatti. Via, facciamo morire Yamcha qui. Il quarto capitolo, signori, siamo già a 13 minuti. Però abbiamo fatto 4 pezzi di storia. Non male, not bad. Vabbè che sono corti, però. Kokora de oasobi wa owarasete yaru. Sa, yagare. Vai Yamcha! Kamehameha! No. Oh yeah! Ma però quella sua camera non mi piace tanto. Yeah! L'attacco di copertura, infatti. Ora ne voglio mandare uno in aria per vedere se si attiva anche la sua altra scena animata. Vediamo. Vediamo se la facciamo attivare. Che cavolo fai, Yamcha? Sei impazzito. Pensavo mi attivasse la mia, invece. No, la sua non si attiva. Vai, attiva. No, mi sa che devo fare i teletrasporti. Vieni, dai, facciamo i teletrasporti. Sei un bastardo, allora. Eccola, infatti. Quella della collera si attiva facendo... riuscendo la vita a un certo punto e poi facendo dei teletrasporti. Ok, un altro è andato. Allora, per ridurre il faticamento possiamo andare in modalità Spark. Oppure possiamo direttamente premere Y e A, se non mi ricordo male. Via! È morto, l'ultimo. Il penultimo. Adesso, per l'ultimo, ci teniamo da parte... l'attacco supremo.
Il tempo di fammi ingranare, che tanto è la prima parte questa qui. Il tempo di fammi ingranare. Guarda come ti faccio il culo nelle rotole. Bastardo. Eccolo qui. Adesso sì, un'altra scena, via. Vai Amcia, potenziati. Oh oh. Basta. Lo sto facendo apposta, signori, in modo da poter attivare l'attacco supremo, perché altrimenti qua non possiamo fare nulla. Vai, recupero del lavoro veloce. Via. Proviamo. Oh yeah. Finito. Anche se speriamo che almeno con le tre scene più il finale con l'attacco supremo e tutto il resto mi dia almeno Z, dai. Yamcha è morto, finalmente. Vediamo. Z al massimo, signori, oh. Il potere della furia era disponibile. Yamcha era selezionabile. L'attacco supremo sfera dell'anima era disponibile. Yamcha è disponibile come alleato. La scena autodistruzione era disponibile. È bella questa. Se non sbaglio attivandolo questa scena, se non sbaglio dovrebbe caricare Laura al massimo. Perché mi ricordo, per sbloccare, signori, tutti i drama business e quindi completare il gioco con tutti gli obiettivi, non vi dico che ci è voluto, perché ho dovuto fare le due sopravvivenze con 200 avversari tutti di fila. È stato veramente pesante. Sotti, dove sarà katazukete yaru kana? Ok. Io ve lo dico già, con Napa mi trovo malissimo. Però, beh, non sembra, eh. Non si direbbe. Ecco, finalmente, vai, ti aspetto piccolo. E poi vedete quella scena lì con la sferetta che c'ha Napa, il drama pieces. Non vi dico che ci vuole per attivarlo. Veramente pesantissimo. Vai, gli faccio attacco supremo e vi spiego il perché, così attiva anche l'altra scena. No, però siccome si è difeso il bastardo, non si è attivato. Eccola, finalmente si è attivato anche Krilli. Napa. Ehi, dove vuoi andare? Tien, dove vuoi andare? Che vuoi fare? Contro di me? Già ti ho dato 20 colpi e è tanto, eh. Mi spiace. Ah sì? Ah sì? Vai, attacco supremo, via. No, eh. Ehi. Bastardo, ho fregato. Via, così l'affaticamento si riduce. Prendilo. Ah, va tutto. Ho preferito non finirlo con l'attacco supremo. Shibutai yaro da. Modo ikite oru de. ちゃうぞ。敵は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。飛行砲。何？脅かしやがって。無念。
Ok, perfetto. Il potere della Turia è finito con Z. Nappa l'invincibile ora disponibile. Nappa è ora selezionabile. Ok, beh signori, direi di fare un altro capitolo e poi basta così, perché già abbiamo finito la saga dei sei anni in meno di 5 minuti. Ok, Nappa l'invincibile, via. Avviato. Bene, dai signori, iniziamo subito, dai. Oh Nappa, l'ho fatto incazzare. Sei incazzato Nappa? Sono io Nappa. In più Krilli, quel nanerottolo di merda, mi ha fregato il primo attacco. Stupido nanerottolo, ti ammazzo, ti faccio secco. Per completare al massimo, signori, poi devo fare, no? Completare la difficoltà Z con valutazione Z. Quindi immaginate voi. Bastardo. Questo Krillin vuole morire. Oh, finalmente è attivato, vai. Krillin Collar, finalmente. Ed è uno. Bastardo. Proprio un bastardo sto Krillin, oh. Ho usato il Krillin più stronzo. Oh, cos'è? Facile per un guerriero scelto questo. Quando dobbiamo andare, basta andare a terra. Paura Krilli? Beh, direi di signore di aspettare e fare l'attacco supremo, ma mi sa che non ce la fa. Ci mette 3 ore. Vai, adesso. Yeah. Vediamo. Ah sì, questa è quella che si attiva su Krilli quando proprio in fin di vita. No, volo fino con la mossa suprema, cacchio. Vabbè. Ok, un altro capitolo completato, grado... Nuovamente Z. La prova di Gon era disponibile. L'attacco supremo che aveva devastante era disponibile. Krillin collera. Agisci o muori. Va bene signore, allora direi che per questa prima parte di Burst Limit è tutto. Spero vi sia piaciuta. Vi ricordo come al solito di votare e commentare, iscrivervi al canale, mettere mi piace la pagina Facebook, seguimi su Twitter e di andare su G2A se avete acquistato i giochi. Ovviamente ci riscondo. Noi ci vediamo nella prossima parte, dove riprenderemo dal capitolo numero 7, la prova di Gon. Ci vediamo guys, ciao.